ogni anno c'è la speranza che qualche cosa cambi e che le cose vadano meglio, ma ogni anno si ripresentano sempre gli stessi identici problemi, dalla mancanza dei docenti di sostegno al trasporto dei disabili. In più, ci sono dei problemi legati alla sicurezza che sono particolarmente gravi. Io in particolare al Danilo Dolci mi ritrovo a dover cominciare l'anno quest'anno mettendo tre classi, una in aula magna, una in sala professori e una in palestra aperta, quindi impedendo ai ragazzi di svolgere attività di educazione fisica perché non ho materialmente i locali dove metterli e non posso adoperare i laboratori, i due laboratori linguistici e il laboratorio di informatica perché il piano cantinato in cui si trovano è ancora in attesa di una risposta da parte della regione che stabilisca se si possono utilizzare o no. E questa è una cosa grave perché da quest'anno le prove INVALSI sono obbligatorie per la quinta e sono condizio sine qua non per essere ammessi agli esami di Stato. E se io non posso fare esercitare i ragazzi nei laboratori di informatica, non possono andare a svolgere le prove INVALSI. L'anno scorso ho avuto lo stesso problema e le prove INVALSI, che comunque non erano condizionanti per gli esami, le ho svolte in parte al Basile perché il collega di vita mi ha concesso i suoi laboratori e da altri colleghi che mi hanno ospitato. Ma è chiaro che quest'anno non si tratta solo di svolgere le prove, ma devo farli esercitare, quindi il problema è grosso. Lavorare qui è un po' più difficile che in altri quartieri della città. Nonostante tutti questi problemi, ci prepariamo come ogni anno ad affrontare percorsi di legalità, ad affrontare percorsi di pari opportunità e fare pari opportunità qua. Lo sottolineo, è più difficile che in altre parti della città perché in alcuni contesti ancora c'è l'idea che la ragazzina in quanto donna deve stare a casa ad aiutare, quindi questo tentativo di emancipazione proprio educere nel significato letterale della parola, condurre fuori. Allora noi proviamo a portare questi ragazzi fuori dal contesto in cui si trovano per mandarli incontro al mondo. Facciamo anche, educhiamo i ragazzi al razzismo, ma no, noi qua siamo aperti a tutto e lottiamo contro ogni forma di discriminazione, perché qua discriminazioni ne abbiamo fra tutti, di tutti i tipi. Per cui, nonostante tutti i problemi, ci sbracciamo e andiamo avanti perché la scuola deve svolgere la propria missione. La collaborazione tra le due scuole è fondamentale per tanti motivi, dall'esserci messi d'accordo per l'entrata e per l'uscita, dalla disponibilità dei locali, perché io attualmente per esempio ho due classi ospitate al liceo Basile, perché altrimenti pure queste altre due non avrei saputo dove mettere, da tanti piccoli accorgimenti quotidiani in cui ci veniamo incontro. Fino a un paio d'anni fa c'era la possibilità di posteggiare all'interno, per cui ci dividevamo i posti. Cioè, cerchiamo di venirci incontro in tutti i modi possibili, Sono soluzioni che trovo. come due amici e non come due nemici. Non ci siamo mai fatti concorrenza.